stagio perché abbiamo spostato all'ultimo minuto la sala per problemi organizzativi. Anzi, invito magari le persone che sono fuori a provare ad entrare qui in mezzo, qualche posto libero ancora c'è, in modo da avere tutti la possibilità di ascoltare. E poi i ringraziamenti che sono dovuti, ma sono anche molto sinceri e sentiti. I ringraziamenti a chi ha ideato e creato questo festival. In primis Cristiano e Gianluca e tutta la famiglia Duzzi e poi Carlo Pagliacci e la società Zefiro. È stata loro l'idea, un'idea secondo me geniale e vincente. Infatti, fin dall'anno scorso, come Gianluca e Cristiano mi hanno proposto questo evento, io l'ho accolto subito con grande entusiasmo. L'ho accolto con entusiasmo per vari motivi. Innanzitutto è un evento originale per il nostro territorio perché è un unicum nel panorama degli eventi estivi di tutta la Valle dell'Aosta. Poi per la filosofia che è dietro questo evento. Innanzitutto, chi di voi ha avuto modo di vedere il programma, è un festival ricchissimo di appuntamenti ed è un festival che è costato pochissimo. Perché? Perché si basa sul principio dell'ora ioto, come si suol Sì, dire. Secondo me, una filosofia da recuperare, soprattutto in periodi di crisi come questo, dove le disponibilità economiche sono sempre di meno. Ma sommaria ci dimostra che per fare le cose bene, belle e di valore, spesso non è necessario spendere così tanti soldi. Se recuperiamo tutti la filosofia della solidarietà, dell'aiuto reciproco, possiamo veramente fare molto per questo territorio di conseguenza per noi stessi e dare un lancio in positivo anche in un periodo di crisi come questo. E poi altro concetto importante secondo me da sottolineare dietro a Somaria è proprio quello del recupero dei giusti tempi, dell'equilibrio fra l'uomo e l'ambiente. Già Carlo nel suo intervento aveva fatto accenno a un modello di sviluppo basato sulla velocità, modello di sviluppo però che ora più che mai sta dimostrando la sua fragilità, la sua imperfezione, modello di sviluppo che si sta rivelando poco sostenibile. E allora riprendo lo spunto di Carlo, è questo l'unico modello possibile? Sentiamo tanto parlare di decrescita felice, ma pochi di noi, io in primis, so effettivamente in che cosa consiste questa decrescita felice. È un modello applicabile? Ecco, io spero che anche in questa tavola rotonda, in questo confronto, possiamo trovare delle risposte. E mi auguro, e adesso la lancio là a Carlo, ma anche a Gianluca, che Somaria non solo diventi un appuntamento fisso ad Ortezzano, ma possa ripetersi con tanti piccoli eventi durante tutto l'anno, però incontri significativi che ci aiutino a far riflettere ancora durante tutto l'anno su veramente il recuperare il giusto equilibrio tra l'uomo e la natura e soprattutto i ritmi lenti, i ritmi dettati dall'asino, i ritmi dettati dalla natura, dal succedersi delle stagioni. Anche perché vediamo che il modello che stiamo perseguendo sta causando non pochi problemi all'ambiente in primis, i cambiamenti climatici, basta guardare là fuori, purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, ma anche a livello sociale. Io noto che la gente è più triste, è più infelice, aumentano i suicidi e allora forse veramente ci dovremmo fermare a riflettere se la strada che stiamo percorrendo è la strada giusta o forse abbiamo delle alternative. E momenti come questi sono importanti. Altra cosa che volevo dire e poi smetto perché avevo promesso di essere breve, quindi non voglio dilungare ulteriormente. È che mi stavano dicendo, ma Ortezzano è un bellissimo borgo, però si sta spopolando. Ed è vero, noi stiamo vivendo una profonda crisi demografica. Io più volte ho riflettuto come si può invertire questa tendenza, come possiamo ripopolare questo borgo, perché dobbiamo costringere la gente ad andare via, che cos'è che la può trattenere qui? E la risposta è sempre il lavoro. Ma quale lavoro un territorio come Ortezzano può offrire? E ieri, parlando con molti degli ospiti di Somaria, è venuto fuori che attività volte al recupero dell'asino, al recupero della terra, delle nostre tradizioni, delle nostre origini, possono dar vita a delle microeconomie che comunque possono
dare lavoro, possono dare opportunità ai nostri giovani. Quindi per questo io come sindaco di questo comune mi do la massima disponibilità, il massimo sostegno a tutti coloro che vogliono iniziare a lavorare in questo senso. Ovvio, quando parlo di disponibilità, purtroppo non posso parlare di disponibilità economica perché i piccoli comuni sono senza soldi. Però sicuramente tutto il supporto e tutto il sostegno per far sì che queste microeconomie possano prendere lo slancio, ci possano riportare a una qualità della vita migliore e possano dare anche un nuovo impulso a questo territorio e all'economia di questo territorio. Non ho salutato gli illustri ospiti perché ci ha già pensato Carlo a presentarli. Io comunque ringrazio tutti i relatori seduti a questo tavolo. Ringrazio l'assessore Maraspina che, essendo oltezzanese, doc e è stata sindaco prima di me, è sempre molto attenta a questo territorio e accoglie sempre queste iniziative. E lascio la parola ai relatori e grazie ancora per essere intervenuti. Grazie Carlo, grazie Gianluca e tutta la famiglia Tuzzi per questo evento.